addestrato solo ad amare, distinto di Angel, Jack Russell, lo porta nelle 10 stanze dei pazienti dell'hospice della ASL di Perugia, dove le malattie inguaribili si affrontano con le coccole. Magia della pet therapy, che da qualche settimana è entrata a far parte dei servizi offerti dalla struttura. Quello che viene ricreato qui è un ambiente familiare per i pazienti, che hanno a disposizione una cucina, un soggiorno, una tisaneria e una sala giochi in cui trascorrere tempo con i bambini. Si tratta di una normalità necessaria e dignitosa per questi invisibili, già morti per la società. Ci insegnano in medicina che il paziente, quando si ammala, è come un pezzo meccanico. Quando non viene accomodato, viene, tra virgolette, rottamato. Noi siamo coloro che raccolgono il rottame. La pet therapy non serve solo ad alleviare il dolore dei pazienti, ma anche a stabilire con i familiari un rapporto che porta in secondo piano la malattia. C'è un avvicinamento diverso che non riguarda più l'aspetto della sofferenza, l'aspetto della malattia, ma riguarda il narrarsi la loro storia. Il cane evita imbarazzi e silenzi tra parenti e malato. Nelle stanze non si parla più della malattia, ma si condividono ricordi e cose di tutti i giorni. L'assistenza ai malati si svolge soprattutto al di fuori dell'hospice. Oltre 100 persone vengono seguite a casa dai volontari dell'associazione Con Noi, promotrice delle iniziative. Al guinzaglio gli amici a quattro zampe, come Angel, armati solo d'amore. Un cane che è sempre tranquillo, rimane sempre tranquillo in ogni situazione, che non si spaventa, che porta pace, serenità, tranquillità e se anche fa scappare due risate non è male.